Buongiorno ed eccoci qui per un'altra puntata del nostro podcast. Siamo felici di questo esperimento perché comunque vediamo che i download crescono e questo vuol dire che il nostro contributo comunque serve a qualcosa, vi incuriosisce, vi rilassa un pochettino e vi accompagna in questi momenti di quarantena. Oggi, il podcast di oggi l'abbiamo chiamato Vite da escursionisti, visto che precedentemente avevamo considerato vite da guide e abbiamo detto che cosa facevamo noi prima di questa emergenza sanitaria. Adesso vediamo un attimino i consigli che possono servire ad un escursionista che viene a camminare con noi. Parleremo di cosa mettere nello zaino. Simona, che è collegata con noi comunque, vi dirà che cos'è l'abbigliamento più ideale e più opportuno per portarsi dietro in un'escursione. Passeremo poi con il comportamento da tenere all'interno di quello che è un'escursione naturalistica. Vi accompagna questa bellissima colonna sonora molto delicata e molto, diciamo, rilassante, che abbiamo scelto per accompagnare i nostri filmati che abbiamo depositato sul nostro canale YouTube sotto Nordic Walking Alessandria. Potrete vedere alcune composizioni delle nostre escursioni e dei nostri cammini anche per invogliarvi un pochettino di più. Allora, iniziamo a vedere cosa mettere nello zaino. Innanzitutto lo zaino di un escursionista è diverso da quello di una guida. Che cosa dobbiamo mettere? Innanzitutto prendiamo una bella bottiglietta d'acqua, meglio ancora se una bottiglietta di quelle sostenibili in alluminio e non in plastica per evitare di aumentare l'inquinamento della plastica che ce n'è già abbastanza, no? E poi ovviamente è rigenerabile, perciò possiamo usarla più volte. Una maglietta che servirà come cambio, perché comunque in ogni caso avremo delle possibilità. Sarà probabile che poi sudiamo, ci bagniamo, ci cambiamo e stare con una maglietta bagnata effettivamente anche per noi guide è molto sconveniente. Ricordatevi sempre la crema solare perché comunque le radiazioni del sole sono veramente dannose per la nostra epidermide. Un berrettino, il berrettino non serve soltanto per coprirci dai raggi solari, ma anche per prevenire, e questa è un'esperienza sul campo, punture di insetti, no? Ci è già successo che qualche calabrone si fosse depositato sulla testa e abbia beccato un escursionista, anche me guida, che era l'unica volta che il cappellino non ce l'avevo. Un key way, perché le previsioni del tempo possono cambiare repentinamente dove noi andiamo, e comunque uno snack per avere un pochettino di tono quando le chilocalorie continuano a diminuire e abbiamo bisogno di un pochettino di sostegno. Adesso passo la parola a Simona che vi parlerà di cosa ci si mette di abbigliamento. Ciao a tutti e bentornati ad ascoltarci. Allora, userò un gergo non troppo tecnico. L'abbigliamento più adatto è quello a cipolla, cioè a strati. Io vi dico la mia esperienza, come faccio io e cerco di trasmettervi, le mie modalità per potermi preparare al meglio ad un'escursione. Intanto il giorno prima, la sera prima, si guarda più o meno la temperatura e il clima che avremo, naturalmente cercando di intuire che non possono essere poi così precise. A cipolla cosa significa? Significa una leggera maglietta a manica corta, anche comunque in una situazione primaverile o diciamo autunnale, perché può darsi che possono esserci dei picchi di calore notevoli anche in primavera, e quindi la manica corta è quella più adatta. Naturalmente, se saremo in estate, anche una canottiera per le signore che poi anzi si vogliono abbronzare, un pantalone morbido, comodo. Se ci si inoltra molto nel bosco è sempre meglio avere un pantalone lungo anche se estate, perché naturalmente possiamo incontrare delle erbe che ci possono fare un'allergia, anche erbe magari mai incontrate. Quindi è sempre meglio avere le gambe coperte, i rovi o comunque qualche insetto che può salire dal terreno. Un paio di scarpe comode, molto flex. Quando comprate
Le scarpe fate sempre una prova quando le indossate, alzate l'alluce, deve essere mobile, divaricate un pochettino anche le dita dei piedi che non devono essere appiccicate, dovete poter fare un lieve movimento. I nostri percorsi non sono mai con eccessiva pendenza, quindi non serve avere lo scarponcino con la caviglia bloccata. Se siete abituati, siete deboli di caviglia, ovviamente vi conoscete, ognuno conosce il proprio corpo, però ripeto, per i nostri sentieri vanno benissimo anche le scarpe con una conchiglia bassa. Se hanno un grip abbastanza sostenuto, un battistrada ben definito, meglio. E se hanno una bella suola, ancora meglio, perché potrebbero esserci fondi un po' pietrosi, un po' rocciosi, che quindi potrebbero fare male. Il calzino nel tessuto tecnico, non in cotone perché si inzuppa in una maniera incredibile, e piuttosto che arrivi al malleolo, diversamente, se non arriva ed è tipo fantasmino, può causare delle brutte scoriazioni fino anche a delle vesciche. Il cappellino in testa, appunto, è stato detto. Se partiamo già subito col sole, ripeto, un antivento l'escursionista dovrebbe comprarselo perché è sempre utile. Appunto, una felpa tecnica. Prediligete il tessuto tecnico perché è traspirante, quindi non rimane zuppo e bagnato. E poi, vestendoci così a cipolla, è facile togliersi un pezzo dopo l'altro e mettere nello zainetto. Bene, abbiamo visto che Simona ci ha dato un'illustrazione molto dettagliata di come vestirsi, anche perché abbiamo qualche anno di esperienza, perciò è piacevole che a questo punto l'esperienza possa essere messa in condivisione con tutti quanti. Io devo ancora trattare del comportamento da tenere. Il comportamento da tenere ovviamente è un comportamento che va all'interno della civiltà della persona e della cura del luogo dove noi siamo. Quando siamo in gruppo non dobbiamo mai perdere il contatto visivo con la guida, anche perché la guida è la persona di riferimento che ci accompagna molte volte in percorsi che noi non conosciamo, in situazioni un pochettino particolari, perciò dobbiamo rimanere abbastanza attenti. Non dico che lo sguardo deve essere incentrato esclusivamente su di lui, però do non dobbiamo perderlo di vista, perché fa parte anche di una norma di sicurezza che va a nostro vantaggio. I cellulari dovete tenerli accesi, non in silenzioso, però con la suoneria attiva. Cellulare acceso, molte volte si va a camminare in zone dove non c'è rete, non c'è campo. Sappiate che comunque i numeri di emergenza possono sempre essere raggiunti, perciò per una qualsiasi emergenza, sia la guida che voi siete. Potete sempre utilizzare il numero di emergenza che è 112 adesso. Ovviamente, però, tenendo i cellulari accesi, dovesse inevitabilmente succedere qualcosa e precedentemente mi sono fatto dare il numero della guida, sono sicuro che a questo punto sono in sicurezza, non ho particolari problemi. Se devo fermarmi per un qualsiasi motivo, nel senso che il passo è troppo veloce, oppure mi sono affaticato, oppure ho bisogno di fare un bisogno, o tante altre cose, avviso un attimino che mi fermo un secondo, perché la guida sì che verifica un attimino la compattezza del gruppo, però non può guardare con gli occhi di dietro, deve ovviamente guardare avanti. Tante volte, e più delle volte, se siamo in servizio due guide per i grandi gruppi, abbiamo io e Simona delle radio, colloquiamo all'interno dell'aprifila, del chiudifila con delle radio in modo tale che così anche le comunicazioni possano essere protette quando siamo in zone dove non c'è campo telefonico. Diversamente, se capita di accompagnare dei gruppi con una guida sola, ovviamente uno dei partecipanti viene scelto come chiudifila e a questo punto sarà la persona di riferimento che contatterà e si rapporterà con la guida qualora ci siano delle problematiche. Ovviamente bisogna avere un atteggiamento decoroso, cioè non imbrattare il luogo dove stiamo facendo la nostra escursione, perché ovviamente camminiamo nella natura, non lasciare rifiuti. Se abbiamo il nostro snack e consumiamo la nostra pausa pranzo, metteremo i nostri rifiuti all'interno del nostro zaino per poi
ovviamente buttarli nel momento stesso che saremo al luogo di destinazione. E la cosa molto importante è quella di avere un atteggiamento decoroso nei confronti della natura, senza schiamazzi, senza urla, in modo tale che così si possa innanzitutto apprezzare di più il paesaggio, il rumore del paesaggio, gli animali, gli uccelli che cinguettano, tanto per dire, se noi andremo a fare rumore, ovviamente tutta la fauna sparirà, no? Non avremo più nessuno da ascoltare. Siamo andati a Capanne di Marcarolo e in silenzio abbiamo sentito il picchio che tamburellava sugli alberi. Se non fossimo stati in silenzio, il picchio non l'avremmo sentito, no? E così ci sono tante altre cose che comunque sono semplicemente degli atteggiamenti di buon senso e di rispetto nel posto dove siamo. Noi speriamo che questa emergenza sanitaria finisca quanto prima. Intanto vi teniamo compagnia e vi diciamo quello che noi possiamo fare una volta che questa emergenza sanitaria sarà finita. Vi invitiamo a seguirci sui canali che ormai vi ho già enunciato, cioè il sito guide, il sito nordicwalkingalessandria.info e per i più sportivi il sito bungypump.info. Non è che non si possano fare le escursioni col bungee pump, si possono fare anche con quelle, però il bungee pump è un'attività un pochettino più sportiva, più portata per atleti che vogliono fare un pochettino più di attività fisica, mentre la camminata è per persone escursionistiche che vogliono praticamente passare una bella giornata insieme. Nei nostri siti ci sono pubblicate le escursioni che noi abbiamo ipotizzato fine maggio, primi di giugno possono essere già fruibili, se ovviamente questa emergenza sanitaria ce lo permetterà, se no sposteremo poi più avanti. Una piccola chicca di anticipazione: noi, per non rimanere sempre fermi, facciamo anche delle sessioni di ginnastica per mantenerci un pochettino in forma, visto che non possiamo andare a camminare, e pronti per quando sarà. L'invito è per tutte le persone che ci stanno ascoltando: se si vogliono unire con noi nelle nostre sessioni di allenamento gratuito, noi settimanalmente 2 o 3 sessioni di allenamento le facciamo sempre, tra le quali facciamo anche una sessione di ginnastica posturale che serve sempre anche alle persone che stanno a casa in questo periodo qua, o quelli che lavorano in smart working, che sono sempre attaccati davanti a un computer come stiamo facendo noi adesso, e sarete i benvenuti. Basta soltanto contattarci e vi daremo il link per poter fare ginnastica con noi. Ancora un minuto per i saluti, Simone. Sì, allora ancora 2 o 3 chicche. Allora, se siamo pronti, occhiali da sole sul naso, bastoncini da trekking o da nordic walking se li usate, sono un grande vantaggio, provate, avrete molta meno fatica. E se vogliamo vedere un po' di natura, pochi colori sgargianti e poco profumo addosso per le signore, così la natura ci accoglierà. Io vi saluto, alla prossima. Ciao. Arrivederci, anche a risentirci, a presto. Certo, alla prossima, ciao ciao. Vite da qualche cos'altro, magari vite da streghe, chi lo sa. Ciao, alla prossima.